Buonasera, ci troviamo qui al bar Renzo di Imola. Allora, questa è la mia recensione, oramai lavoro insomma per Da Roma View Cinema. Oggi recensiamo Godsend, Il male è rinato, diretto da Nick M. Io sono matto dalle gare, no, lui ha diretto Matto dalle gare, The Hall, non confondere col buco, e sono vari film titolati, il buco, Killing Bono, cioè uccidere uccidendo, no? Facevo presente gerundio di To Kill, il cantante degli U2, oppure il tipo bello detto Bono. No, il viaggio dei giorni, Godsend è un film horror psicologico intriso di venature filosofiche, un giallo metafisico dalle fortissime ambizioni purtroppo sciupate da una regia sciatta e maldestra, inoltre non sostenuto da una sceneggiatura adeguata, in quanto debole e ricolma di incongruenze ed ingiustificate ellissi. Vediamo la mascherina, tanto stiamo consumando e quindi si può. Allora, perfino pieno di elisioni e buchi cosmici, diciamo quasi tragicomici. Ciò peraltro è assai strano, perché il suo writer altri non è che il valente, non fu che il valente Marc Bombach, autore del brillantissimo franchise reboot del Pianeta delle Scimmie, e sceneggiatore, qui devo correggere tra l'altro un errore, di script forse non eccezionali, comunque parecchio interessanti, vedi Unstoppable, ultima regia di Tony Scott con Denzel Washington. Tony Scott, Revenge, l'ultimo Boy Scout, Missione Sopravvivere, La storia della mia vita e The Fan, io un grandissimo fan di De Niro, e questo non è uno dei suoi film migliori, o forse sì. Godsend, Il male è rinato, dura 1 ora e 42 minuti, a dispetto del suo impianto orrorifico che dir si voglia, delle sue numerose scene inquietanti, uscì negli Stati Uniti col bolino PG-13, non R-rated. Godsend, Il male è rinato, fu giustamente mal accolto dall'intelligenza critica, tutt'oggi sui maggiori siti aggregatori di media e recensori come Rotten Tomatoes, insomma, metacritic.com riscontra voti bassissimi. A ben vedere però Godsend, rivisto col senno di poi, valutandolo semplicemente come thrillerino scevro d'ogni pretenziosità, superfluo, questo è il mio pezzo, e onestamente irritante, non è poi così malvagio, sebbene, perdonatemi il voluto gioco di parole, l'ombra del maligno serpeggi viscidamente lungo tutto l'arco temporale, spesso soporifero del suo corposo più che altro tedioso e poco fluidamente snodato intreccio banalmente contorto, però denso e cremoso come questo cocktail, chissà. Trama, i giovani coniugi Paul Greckinier, quello di Qualcosa è cambiato, e di Autofocus, di Paul Schrader, e Jesse Duncan, Rebecca Romijn, pronuncia impossibile, impronunciabile, quella di Femme Fatale, qui ancora accreditata col cognome del suo ex marito, ovvero Stamos, infatti non lo diceva Femme Fatale di De Palma. Perdono tragicamente il loro piccolo affettuoso figlio Adam Cameron Bright in seguito a un mostruoso incidente occorso a quest'ultimo, e chiamano il pronto soccorso ma non serve a nulla. Disperati, inconsolabilmente, tristissimamente raggelati, mortificati e impotentemente atterriti alla morte del proprio unico figlio, dopo la cerimonia funebre detta anche funerale in suo onore, durante una giornata fredda e nevosa, vengono furbescamente approcciati da un ambiguo signore col cappellaccio, il dottor Richard Wells, Robert De Niro, il quale si presenta loro come un rivoluzionario moderno esperto di genetica molecolare. Wells, non c'è una in meno rispetto a Orson, fra poco Aspetta, una citazione a Lovecraft. Si dichiara infatti orgogliosamente uno straordinario anfitrione capace di poter rigenerare esattamente Adam in laboratorio tramite una avanguardistica tecnica sofisticatissima di inseminazione, atta a sua volta a riplasmare la rinascita di Adam a colazione identica dell'Adam oramai purtroppo defunto per sempre. Dopo un'iniziale riluttanza e molte perplessità del tutto comprensibili, Paul e Jesse accettano la pericolosa, strana e pur perversamente miracolistica proposta moralmente aberrante di Wells, speranzosi di poter riaccogliere Adam fra le loro braccia, quasi finito, altamente infischiandosene di ogni bioetica, di ogni moralità, per esempio. Cosicché Adam rivive ancora, risorgendo dalle ceneri del suo cuore apparentemente eternamente spentosi. Ma al compimento del suo 8° compleanno, il nuovo Adam comincia a mostrare palesi e incontrovertibili segnali di squilibrio assolutamente allarmanti. Viene difatti preda di terrificanti e oscene allucinazioni, ricordando fra spettrali i suoi incubi e tetrissime visioni profetiche, eventi del suo passato apparentemente inesistenti, il vero spaventevolmente e profondamente tanto veri quanto agghiaccianti. L'acquosa, mortifera e plumbea fotografia di non Kramer contro Kramer, Kramer Morgenthau, quello del Trono di Spade, il caso Thomas Crawford e il Terminator Genesis, questo è un po' un gilbotto così alla Schwarzenegger, è ottima in linea, chi è che manda le
ti manda qualcosa delle notifiche, in linea con l'atmosfera funerea della pellicola. I godsend echeggiano i fantasmi perfino del presagio. Omen di Richard Donner con Gregory Peck, ma l'opera di Ham è, come sopra già detto, insomma, come detto, arrabattata e diretta goffamente, mentre le musiche di Brian Tyler, quello di Iron Man 3 e Giustizia Privata, Gerard, quello del gioco di Gerard, si vede Butler e Jamie Foxx, sono veramente fiacche il manico dell'intero film, è più fragile di un finissimo bicchiere di cristallo, vedete? Bob con Greg, ma grado ciò Godsend rappresenta un altro arabesco, diciamo così, tassello tanto assurdo quanto strambamente coerente nell'escursus attoriale, potremmo dire filologicamente autoriale, tra virgolette, della mirabolante, qui mi ripeto, e labirintica carriera variopinta camaleontica e impressionante di Bob De Niro, che in quegli anni, i suoi filmografici, in realtà anche prima, così confusionari pur ritraenti, il suo intatto spettacolare istrionismo da sacanovista vampiristico lanciato impavidamente forse solo per ragioni alimentari, a essere presenti in molteplici pellicole di ogni genere, incarnandosi nei rispettivi ruoli da lui comunque perennemente, egregiamente, professionalmente, stilisticamente, disinvoltamente, vai di avverbi interpretati, neanche a farla apposta ebbe vari figli e già più di uno tramite fecondazione in vitro. Tra l'altro De Niro è uno che pensa che i vaccini provochino l'autismo, come per il suo figlio Elliot, forse fu questa la personalissima motivazione che lo indusse a interpretare Godsend, pellicola a cui tematica fra l'altro ricorda la palissianamente il Frankenstein e Mary Shelley di Kenneth Branagh, con lui nella parte della creatura. Godsend, in quel periodo De Niro interpretava un po' di tutto, anche un film molto ambizioso che è The Bridge of San Luis Rey, tratto da un romanzo famoso molto bello di Thornton Wilder, da non confondere con Billy Bob Thornton, e con Harvey Keitel, Katie Bates, c'è anche Gabriel Byrne, ma non ne azzeccava uno, e adesso uscirà con Warwick Crampa e beviamo, poi consumeremo nel tramezzino del cammino di nostra vita si può rinascere in media stress, come il Frankenstein che parte da metà della storia, e poi questo intreccio con flashback eccetera eccetera. Godsend, basta.